Buongiorno a tutti, siamo in collegamento dal liceo Mascheroni, dove è in corso la manifestazione per il ritorno a scuola. Ciao, sono Anna. Allora, essenzialmente il motivo della protesta non è una lamentela perché noi riteniamo che ora ci siano le condizioni per tornare a scuola, ma la protesta è proprio perché queste condizioni non ci sono e perché c'era stato promesso che c'erano. Quindi si sta parlando della volontà di tornare in una scuola sicura, con dei trasporti sicuri e quindi con le condizioni appunto adatte che c'erano state promesse dal governo a settembre, a gennaio e che continuamente vengono rimandate. Come sta procedendo la vostra iniziativa? L'iniziativa sta andando piuttosto bene, nel senso che il primo giorno che l'abbiamo fatto eravamo coinvolti in 30 e adesso il gruppo WhatsApp ammonta a 120 persone circa. Quindi c'è molto coinvolgimento in tutte le classi, ci sono anche ragazzi di prima, di seconda, e quindi sta andando piuttosto bene. Inoltre una cosa molto importante è che abbiamo avuto anche il supporto della scuola e il preside ci ha permesso di avere banchi, sedie e corrente per caricare i dispositivi. Per questo motivo devo dire che nel complesso sta andando di gran lunga bene. Come ti stai trovando qui fuori da scuola? Molto bene, sono tutti molto simpatici e anche se c'è freddo, comunque se fa freddo comunque ci troviamo molto bene. Personalmente mi sto trovando un sacco bene, a parte il freddo che però si affronta con un po' di coperte, vabbè. Però mi sto trovando molto bene perché anche le lezioni riesco a seguirle quasi meglio che a casa, perché comunque non c'è la tentazione, insomma, di sdraiarsi sul letto, di perdersi via. E poi comunque non è da sottovalutare anche il fatto che i 10 ragazzi che sono qua, almeno negli intervalli, hanno modo di scambiare un po' di parole, il che personalmente mi aiuta. Quindi mi sto trovando, direi, bene. È anche quasi divertente, direi dire. Perché hai deciso di partecipare a questa iniziativa? Perché credo che la scuola debba avere la priorità, perché è quello che ci permetterà di costruire il nostro futuro. E cosa desideri ottenere con questa manifestazione? Che la scuola venga considerata come una cosa più importante e che appunto ci permettano presto di ritornare in aula. Sono Ludovica e faccio parte di UDS Bergamo. UDS Bergamo, quindi Unione degli Studenti, è una realtà cittadina studentesca che ha lo scopo di far valere e tutelare il nostro diritto da studenti, il nostro diritto allo studio, che non è fatto valere nel modo corretto. La nostra scuola non è percepita come una priorità, cosa che dovrebbe essere, e per questo, soprattutto in questo periodo di pandemia, dove la scuola dovrebbe essere considerata ancora di più una priorità, non lo è. Quindi abbiamo deciso di proporre questa azione simbolica attraverso l'hashtag di Adesso Basta, che vuole dire adesso basta a questa situazione, a voler dire adesso basta al fatto che la scuola non è una priorità, al fatto che la scuola non è percepita come davvero una risorsa per il nostro futuro, che noi non siamo percepiti come la vera svolta che potrà cambiare il nostro paese. E quindi abbiamo deciso di proporre questa iniziativa a tutte le nostre scuole di Bergamo per farci sentire, per dire alla regione, alle istituzioni, a tutti quanti che noi ci siamo, esistiamo e vogliamo esistere, perché è giusto che sia così.